Oggi facciamo l'ultimo piatto della trilogia delle linguine con le zucchine. Il piatto è linguine con zucchine e bottarga. Vediamo gli ingredienti. Per tre persone 300 g di linguine di Gragnano. Un piatto di zucchine tagliate a dadini molto piccoli. 3 cucchiaini di bottarga di muggine. Uno spicchio d'aglio e del peperoncino semipiccante. Un cucchiaio di prezzemolo tritato. Olio d'oliva extravergine cilentano. Prima operazione, un wok, un fondo d'olio e quindi le zucchine. Una bella mescolata. Ecco, io faccio questa cottura a fiamma abbastanza allegra. Come salatura, andateci piano perché la bottarga ha molto sapore, per cui un po' di sale. Io utilizzo sempre il sale grosso. Ecco, lasciate andare le zucchine. Bello spadellare anche il wok, eh? Anche se ha due manici, fatelo saltare ben bene le zucchine. 8 minuti di cottura e le zucchine sono pronte. Sono calate un po', ma questo è naturale. Trasferite le zucchine in un piatto, così. L'acqua bolle, è stata salata e io calo le linguine. Linguine molto ma molto al dente, a sfrigolare nel wok. A questo punto togliete l'aglio e aggiungete dell'acqua di cottura. In effetti è una sorta di pasta aglio e olio. Vi voglio far notare la cremosità di queste linguine. Ecco, così. Ci siamo quasi, eh? Aggiungete quindi le zucchine. E mescolate. Mancate ben bene le zucchine. Mescolatele. Saltatele. Fine cottura. Prezzemolate, ecco qua, così, e a questo punto la bottarga. La fiamma è rigorosamente spenta, una mescolatina, e quindi amalgamate, sono belle cremose. Possiamo impiattare. Impiattate così e a tutti buon appetito! E questi sono i piatti marini che io preferisco. Ho distrutto il castelletto dell'impiattamento e ora ti mangio.
cavaggia liscia. Meravigliosa. La zucchina, col fatto di essere così neutra, in fondo poi, con qualsiasi ingrediente del mare, fa sempre la sua bella figura. Vicino un grande prosecco frizzante. Ci volevo proprio. E con questo alla prossima ricetta marina. Un altro venerdì. Ciao ciao!